Ilaria Salis è stata eletta al Parlamento europeo, per lei 173.000 voti grazie alla candidatura ad Opera APS. L'attivista detenuta in carcere in Ungheria per 15 mesi, ora ai domiciliari, ha preso più preferenze di Tajani e Vannacci. Le sue parole su Instagram: non riesco a crederci né a descrivere la mia emozione, non potrò mai ringraziare abbastanza tutte le persone che hanno sostenuto con il loro voto. Il mio primo pensiero va a tutte le persone detenute in Italia, all'estero, a chiunque combatte per la libertà. L'insegnante di scuola elementare 39enne, originaria di Monza, dopo l'elezione nelle fila di AVS dovrebbe poter godere dell'immunità parlamentare. Quello che manca ad Ilaria per essere libera è il documento che attesta la sua elezione, che in base alle normative europee le garantisce l'immunità e la sospensione del suo processo in corso in Ungheria dopo l'arresto. L'articolo 9.2 del protocollo sui privilegi e sull'immunità dell'Unione Europea prevede infatti che gli eurodeputati non possano sul territorio di ogni altro Stato membro essere detenuti né oggetto di procedimenti giudiziari e quindi illegali.